Gaetano Bongiovanni, che brevemente vi dico che ha studiato all'Università La Sapienza di Roma e ha fatto anche lì la scuola di specializzazione, specializzandosi nel 1988. Ha insegnato presso Accademia di Belle Arti e poi dal 1990 è entrato alla Regione Siciliana, dal 2005 in qualità di storico dell'arte. È stato molti anni a lavorare al Museo Beboli di Trapani e ricordiamo che proprio lì ha scoperto nei magazzini il famoso ritratto di Nunzio Nasi eseguito da Giacomo Balla, ora esposto con tutte le, con tutto, come dire, il rispetto che merita proprio al Museo Beboli, nelle sale del Museo Beboli. Poi ho lavorato alla Sovrintendenza di Palermo e ora al Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania. Bisogna sottolineare che è il più anziano per servizio degli storici dell'arte della regione siciliana. Non è cosa da poco. Non sono i pensionari, ovviamente. In carica. In servizio. È giovane, ma è il più anziano degli storici dell'arte della regione siciliana. Ha curato tanti libri, anche in collaborazione, il volume Studi e ricerche sulla pittura in Sicilia del 2013, è un grande conoscitore, è un punto di riferimento per consigli e notizie che tutti cerchiamo di strappargli, no? Ma lui è molto generoso. E basta. E noi abbiamo, ora io gli do la parola, abbiamo l'ultimo appuntamento, ma non sappiamo se a Villa Zito oppure qua, quindi poi lo comunicheremo. Io spero di ritorneremo a Villa Zito ed è il 14 giugno. E allora adesso do la parola a Gaetano Bongiovanni. Grazie alla Antonietta Spadaro che per la fiducia accordatemi. Iniziamo subito a parlare di una straordinaria figura di donna, di intellettuale, che ha percorso gran parte, quasi tutto, il secolo scorso, il Novecento. Angela Lattanzi, nata ad Alessandria d'Egitto nel 1901, e proprio perché il padre e la famiglia si erano trasferiti in Egitto quando l'Egitto apparteneva al Regno Unito, all'Inghilterra, il padre era docente di materie letterarie, italiano e greco, presso il liceo per l'italiano. Lei aveva già da ragazzina una grande predisposizione per la musica, per il canto, per la regia teatrale, e insieme alla sorella più piccola faranno tutte le scuole, proprio le scuole principali in Egitto. Nel 1920, insieme al fratello che era rientrato in Italia, che era più grande, Giovanni Lattanzi, rientra in Italia, a Roma, e poi a Roma si laureerà in lettere alla Sapienza, quando a Roma c'era solo l'Università della Sapienza, e contestualmente frequenta l'Accademia di Santa Cecilia e si diploma in violoncello. Voleva fare il pianoforte, ma i posti per quell'anno d'ingresso erano soltanto pochissimi, per cui poi alla fine ha optato per un altro strumento musicale. E a Roma frequenta i corsi, con profitto ovviamente, i corsi di storia dell'arte di Adolfo Venturi, il padre fondatore della disciplina. La disciplina è stata fondata proprio da Venturi, che è stato il primo docente italiano di storia dell'arte, proprio dal 1901, non ricordo bene se è l'ultimo anno dell'Ottocento, il 1901, e che ha formato poi alla scuola di quella che una volta si chiamava scuola di perfezionamento in storia dell'arte medievale moderna, ha formato non solo in quelli che saranno i nuovi docenti universitari, ma soprattutto i funzionari dell'amministrazione pubblica, cioè delle sovrintendenze e dei musei. In questo contesto Angela Lattanzi incontra uno dei primi allievi, allievo della prima ora di Adolfo Venturi, Emilio Lavagnino, che diventerà poco dopo il marito della Lattanzi. E da questo rapporto col marito, che è un esperto nella pubblica amministrazione,
occuparsi un po' di tutti gli argomenti. Per lui, lui era essenzialmente, almeno in quel periodo, medievista. E per la UTET, nel 1936, pubblica un libro che è stato poi ristampato più volte, Storia dell'arte medievale italiana, con tantissime novità rispetto ai tomi famosi di Pietro Toesca, dedicati uno a tutto il Medioevo, uno specifico all'arte del Trecento. E questa attività della Daniele Lattanzi, questo amore per l'arte medievale, la porterà poi, dopo il matrimonio, a frequentare anche a Berlino dei corsi di storia dell'arte per 6 mesi, vinse una borsa di studio, dove tra l'altro si occupò anche di perfezionare la lingua. Lei conosceva già tantissime lingue straniere, come il padre, che ne conosceva almeno 10, e quindi questa vicinanza con Berlino, considerando che gli studi di storia dell'arte, i più importanti, i più seri in quel periodo, erano soprattutto quelli tedeschi, della cosiddetta storiografia artistica tedesca. L'Ateneu nel 1934, dopo questa esperienza berlinese, vince il concorso come bibliotecario aggiunto della Biblioteca Casanatense di Roma. Anche la sorella Luigia, che avrà un'attività diciamo forse minore rispetto ad Angela, sarà bibliotecaria per tutta la vita in questa biblioteca, che è una delle biblioteche statali, tra l'altro con fondi antichi di grande prestigio. E in questa attività romana, proprio l'Ateneo inizia a catalogare le cinquecentine e i libri del stampati del 400, ovvero gli incunaboli. E questa passione per il libro la pone in contatto con i materiali bibliografici antichi. Anche in quello stesso periodo, quando nel 35-36 l'antica biblioteca alessandrina si trasferì nella città universitaria, quella fascista, progettata da Piacentini alla Sapienza, proprio nel cuore della cittadella, lei aiuta i colleghi dell'Alessandrina a trasferire anche questi volumi e sistemarli secondo dei criteri omogenei. Il rapporto con la Sicilia in realtà nasce poco dopo, nasce nel 1927, quando Alessandro Lavannino viene nominato ispettore alle gallerie di Palermo e si lavorerà in Sicilia per oltre un anno, facendo alcune pubblicazioni importantissime, fra cui gli affreschi quattrocenteschi della chiesa di Santa Maria di Gesù, francescana, dove adesso c'è anche il cimitero monumentale. Questo è il principale, diciamo, la principale pubblicazione di Emilio Lavannino. Lei invece viene assegnata alla quella che è a un tempo la Biblioteca Nazionale di Palermo, e lì inizia non solo a occuparsi dei cinquecentini e incunaboli, ma soprattutto dei codici ignati, che poi sarà il fil rouge, il rapporto fortissimo che la legherà alla storiografia, agli studi, per cui possiamo dire sin da adesso che la Daniele Lattanzi ha fondato in Sicilia gli studi specifici di storia della miniatura. La prima pubblicazione risale al 1939, l'anno prima della guerra, ed è un breviario miniato da Martino di Modena, un allievo della scuola ferrarese, della scuola pittorica ferrarese del 400, una scuola molto, molto importante, anche se diciamo è rispetto al Rinascimento puro, un Rinascimento umbratile, diverso dal Rinascimento romano e soprattutto da quello fiorentino. Questa è la prima pubblicazione realizzata per la rivista Accademia e Biblioteche d'Italia, che era la rivista specifica dei bibliotecari. Considerate che ancora, lo dico per i più giovani, non esisteva il Ministero dei Beni Culturali, che sarà fondato da Spadolini nel 1975, per cui gli archeologi e gli storici dell'arte appartenevano al settore, alla direzione generale delle antichità e delle arti, i bibliotecari e la direzione generale dell'Accademia e delle biblioteche, quindi diversa da quelli degli storici dell'arte. Il matrimonio a Palermo, il matrimonio naufraga, non subito, in realtà l'Ateneo va
a Napoli, quando poi subito dopo il marito viene trasferito nella città partenopea, dove tra l'altro fa gli importanti ritrovamenti e restauri della chiesa di San Gennaro Extramenia, scoprendo e valorizzando le catacombe, le pitture delle catacombe. Quindi si trasferisce a Napoli, il matrimonio poi lentamente naufraga, e durante questa seconda fase di palermitana rincontra di nuovo quello che sarà poi il grande amore della sua vita, il giornalista, ma soprattutto antiquario di classe, di grande caratura, Antonio Daneu. Per cui poi la Daneu verrà sciolto il matrimonio, verrà annullato il matrimonio, e potrà sposare il Antonio Daneu. Io adesso vi faccio vedere delle fotografie che ho intitolato Album Immagini Fotografiche di una Vita, dove si vede la donna bellissima, altera ma molto bella, che è la Daneu Lattanzi, e altre foto degli altri familiari. Queste immagini, che mi sono state fornite dalla nipote e dal nipote, e che sono qui presenti, Anna e Vincenzo Cinque, e aiutano a ricostruire quella che era l'epoca del primo Novecento. Questa è un'immagine della Daneu giovanissima, e vedete com'è molto, molto bella, elegante, sempre questa eleganza che poi ha mantenuto fino alla fine della sua vita. Io l'ho conosciuta nel 1982 al convegno di Antonello a Messina, lei era già molto anziana, morirà credo poco dopo, 2 anni dopo, ed era una donna affascinante, molto altera, distaccata, però chi la conosceva bene ricorda che era una donna in realtà ironica, sempre attenta all'interlocutore e soprattutto una grande professionista. Questa è un'altra fotografia dove dipinge. Sulla tavoletta probabilmente è un dipinto su carta, è un acquerello, e questa è un'altra foto, sempre giovanissima, non la si vede in viso ma di profilo, sempre con la tavolozza davanti, con un foglio davanti. La sua passione, che la coltiva da ragazzina, ma in realtà poi la incrementa soprattutto negli anni 60 in poi, dopo la pensione, è la pittura. Secondo alcuni momenti che poi vi illustrerò poco dopo. E questa è una fotografia storica che illustra le due funzionali ai tempi della storia dell'arte in Sicilia, storia dell'arte e biblioteconomia, Maria Cascina e Angela Daneu Lattanzi, probabilmente in un paesaggio, Anna, dove Mondello, saranno? Mondello. È Mondello. Vedete la Daneu e vedete l'altro lato, la Cascina. Sono le due grandi figure della rivalutazione della cultura artistica italiana. Sono soprattutto due donne pionieristiche, perché se la Daneu ha fondato di sua laminatura, possiamo dire che gli studi di arte, di arti minori, quelli che si chiamavano di arti minori, o comunque di oreficeria, di argenteria, sono state ovviamente portate avanti eccezionalmente da Maria Cascina. Ricordiamo il volume Reficeria di Sicilia, i marchi degli argentieri e degli orologi siciliani, oltre una miriade di articoli, ma molti riguardavano la scultura, la pittura. Era difficile trovare in quel periodo uno storico dell'arte o storica dell'arte che si occupasse solo di un argomento. Maria Cascina si occupava pure di architettura contemporanea, ha scritto delle città fasciste realizzate dopo la famosa legge delle città, dei borghi, i cosiddetti borghi rurali, dove sono stati chiamati anche architetti e decoratori di fama molto conosciuti a Palermo, ma anche occorre dire che si occupava moltissimo degli ritrovamenti che si potevano fare nelle sovrintendenze, perché ovviamente lo storico dell'arte, l'archeologo, l'architetto che libero può occuparsi soltanto di cose che magari interessano particolarmente. Chi lavora nelle sue dipendenze ci si deve occupare anche di tanti argomenti
che magari esulano dalle passioni personali. E quindi bisogna sempre avere un ventaglio di competenze ampie, possibilmente molto, ma molto ampie. E l'Ateneo, ritorniamo, a Palermo inizia a occuparsi dei codici miniati, ma si avvicina nel 40 all'inizio della guerra, e la guerra ha portato grandi scompigli anche nel mondo culturale. La conservazione di questi beni a rischio, fortemente a rischio, ha portato l'Ateneo, come reggente della Biblioteca Nazionale, lei non fu mai direttrice, ma fu reggente durante la guerra, l'ha portata a ricoverare le opere di pregio, i codici miniati, gli incunaboli, i libri con le incisioni, in due sedi, anzi in tre sedi. Prima la Polizzi Generosa, dove si pensava che le bombe non potessero arrivare, poi nel monastero benedettino di San Martino delle Scale, e un'altra parte non minore rispetto al resto, presso il convento dei Cappuccini di Monreale. La stessa cosa aveva fatto Emilio Lagnino a Roma. Emilio Lagnino è ricordato come il salvatore della cultura artistica italiana. Ha realizzato, ha sistemato le opere in 600 casse e portate al Vaticano secondo una convenzione con la Santa Sede siglata dallo stesso Lagnino e dal suo collega Giulio Carlo Argan, e per cui 600 casse furono portate, quadri. 600 quadri, ma quadri, la Raffaello, Sendero della Francesca, cioè quadri importantissimi, ricoverati in Vaticano. C'era già, si sapeva che il Vaticano non sarebbe stato bombardato né dai tedeschi né dagli americani. E poi in un secondo momento la ricognizione sul territorio del Lazio che fa la Lagnino, mettendo in salvaguardia le opere che non si potevano spostare attraverso le sacche, a Genazzano, a Fondi, paesi più antichi del Lazio. E altre opere romane invece furono allocate in un primo momento nelle Marche, dove c'era il sovrintendente attentissimo a questi aspetti di salvaguardia, Pasquale Rotondi, e successivamente poi portate anche queste altre casse in Vaticano, quindi una cosa di salvaguardia. In piccolo, con i beni librari, l'attività di Angela Lattanzi è stata certamente meritoria, anche da questo punto di vista conservativo. Continuo ovviamente l'attività di ricerca, ma soprattutto durante la guerra lei è costretta, durante un periodo di convalescenza, a trasferirsi a Taormina per raggiungere dove abitava ancora, erano pure sfollate anche la famiglia, per cui c'è un allontanamento per qualche tempo dalla sede della biblioteca. Al momento del rientro lei viene nominata sovrintendente ai beni bibliografici della Sicilia orientale. Occidentale, considerato che anche Enna ai tempi apparteneva alla Sicilia occidentale, quindi più della metà della Sicilia, e lì inizia un'attività doppia, quella di studiosa, di attenta conoscitrice del patrimonio, ma anche deve organizzare i servizi, le sale di lettura, restaurare le grandi biblioteche con fondi storici, la Lucchesiana di Agrigento, la Liciniana di Termini Imerese, la Fabriana di Trapani, o anche le biblioteche moderne, riadattarle, addirittura la biblioteca comunale di Marsala era stata presa in pieno da una bomba, per cui è stata totalmente ricostruita secondo anche le indicazioni che ha dato il sovrintendente bibliografico, ovvero l'Ateneo Lattanzi. E continuiamo questo rapporto con, questa è un'altra fotografia dove si vede dietro l'Ateneo, la posa, ma si vede la città di Agrigento, si vede il famoso albero Birandello, e poi il rapporto tenerissimo con la figlia nata del primo matrimonio, Alessandra Lagnino, che io ho conosciuto perfettamente. Questa è una fotografia dei primissimi anni, forse 29-30, e la madre, Angela, con Alessandra, sono su uno dei fontanoni nella parte basamentale del Vittoriano di Giuseppe Sacconi a Roma, in Piazza Venezia, perché loro risiedevano, Emilio Lagnino aveva la sede di ufficio, anche la sede di residenza privata, proprio in un'ala del Palazzo Venezia, dove c'era la biblioteca di Scuola dell'Arte, ma anche
museo di Palazzo Venezia e così via. E questa è un'altra immagine di grande interesse. E questa invece è la foto di Alessandra, qua qualcuno la può rivedere, ma il figlio di Anna somiglia moltissimo alla nonna in questa fotografia, e con Emilio Lavagnino, probabilmente qui avrà 5-6 anni, è vero Anna? 5-6 anni. E poi con la motocicletta in una gita fatta a Perugia, dove lei qui è da sola, ma è soltanto in posa, perché lei non sapeva utilizzare la motocicletta, in questa dove si vede la famosa fontana maggiore di Perugia, nella parte di Perugia, dove si vede lei nella stessa moto, accanto a quella postazione, insieme al primo marito, a Emilio Lavagnino, ma si vede anche il secondo marito, l'altra fotografia, che è il Antonio De Meo. Questo fa vedere la grande, come dire, i rapporti civili fra questi due uomini che sono stati fondamentali nella cultura e nella vita di Angela Taddeo Lattanzi, per cui a certi livelli possiamo dire che le incomprensioni probabilmente non esistevano, o comunque è stata la grandezza di Angela a non fare sorgere incomprensioni fra queste due figure. E la fontana quella tardo medievale della fine del 200, che era stata pure consolidata dall'architetto all'inizio del 900 Sacconi, che ha costruito l'obbrobrio del vittoriano, però è stato anche architetto restauratore di questa importante fontana medievale. E poi lei un po' più grande, qui sono a cavallo nelle Madonie, la madre e la figlia Angela con Alessandra, e dai caratteri, dal volto di Alessandra è riconoscibilissima, anche perché poi ha mantenuto questo volto, questo aspetto anche negli anni a venire. Invece questa è una foto alla macchina da scrivere di Antonio Daneu, il secondo marito, questo intellettuale di grandissimo valore, che lasciò inedito il libro che ha fondato, di fatto ha iniziato, la rivalutazione dell'arte trapanese del corallo, pubblicato sotto gli auspici della Fondazione, questa fondazione che prima si era intitolata di Ignazio Mormino, e questo libro, lui lo lascia inedito, lascia delle fotografie, dei testi, è stato pubblicato dopo tantissimo lavoro, viaggi, ricognizioni fotografiche, proprio da Angela Taddeo Lattanzi. E le prime parole di questa prefazione che lei firma, arriva molto nel 59, lei lo pubblica nel 64, 5 anni dopo, dice: questo è il più grande atto d'amore di Antonio Daneo, ma non perché il corale era oggetto di interesse degli antiquari, dei collezionisti, ma il grande amore per la Sicilia. Grazie a questo libro, L'arte trapanese del corallo, è nata poi la rivalutazione, la grande mostra del Museo Pepoli curata da Maricetta di Natale nell'85-86, è nata la rivalutazione dell'arte del corallo, rivalutazione che dura fino adesso. Lei ha viaggiato per recuperare le fotografie, perché molte opere erano nel collezionismo privato, erano a volte discendenti di viceré di Sicilia, collezioni private, collezioni pubbliche. È un grande lavoro, ma è stato anche un grande atto d'amore che lei ha fatto come libro postumo ad Antonio Daneo, che di fatto forse è la cosa più importante che lui ha scritto. Poi si è occupato anche di critica d'arte, ha scritto altre cose, ma l'arte trapanese del corallo è sicuramente una pietra miliare tra le sue pubblicazioni. Questo è il ritratto di Angela Daneo, probabilmente del 27-28, ma forse 27, che gli fa quando si trasferiscono, la moglie era ancora sposata con Lavagnino, Roberto Pane, uno storico dell'architettura napoletana, molto vecchissimo, autore di libri importantissimi sul Rinascimento, tomi proprio sul Rinascimento a Napoli, Rinascimento architettonico, era anche pittore. Lo esercitava quasi nel privato, ha fatto pochissime mostre. Questo è un ritratto molto nello stile di Novecento, un po' ricorda ovviamente meno valore questo, ma i ritratti di Casorati, i ritratti di figure di Casorati, è un'opera, è un ritratto di Roberto Pane,
che raffigura, sempre col collo alto, altera, non guarda verso lo spettatore, quindi sembra timida, perché pare che Leonora Tanzi, fino agli anni 30, fino a quando frequentava, si è laureata, frequentava il conservatorio di Santa Cecilia, l'Accademia di Santa Cecilia, fosse molto timida, timidezza che poi chi l'ha conosciuta dopo non riscontra successivamente. E poi ecco le grandi pubbliche, questa è in realtà è un estratto con la copertina sulla rivista La Bibliofilia, ancora sulla scuola miniaturistica dell'Italia meridionale e svega, i lineamenti di storia della miniatura in Sicilia, che è il primo libro insuperato, non ce ne sono altri, che presenta in sequenza l'evoluzione della miniatura siciliana dal Medioevo antico, dal X secolo fino al 600 avanzato, quindi soprattutto nel 600 gli antifonari, i libri da coro. E questa pubblicazione ha avuto una storia tragica, perché era stata appena pubblicata, appena distribuita, l'editore di Firenze, Oschi, ci fu l'alluvione di Firenze, si persero tutte le copie ed è stata ristampata nel 1968. Vede, la cronaca, le vicende dell'Italia del tempo, insomma, si intrecciano con quelle della nostra autrice. E poi la cultura in Sicilia del 400, questo è un catalogo dove si parla di codici ignati, di testi, non solo il testo dal punto di vista letterario, ma il testo come prodotto decorativo, è una delle mostre all'atere a quella di Antonello da Messina nel 1981. Questo è il catalogo responsabile solo, esclusivamente l'Ateneu. Poi c'è un altro catalogo curato da vari storici dell'arte, fra cui Franca Campagna Cicale ed altri, sulle arti decorative, soprattutto sulla scultura lignea a Messina, per farvi capire che Antonello era un grande, ma attorno ad Antonello c'era un uso culturale che proprio da questo confronto si vede la grandezza del grande pittore messinese. E andiamo avanti. La miniatura. Gli studi dell'Ateneo Lattanzi sono fondamentali per la conoscenza di questo argomento. Questa è una pagina miniata del breviario del numero 52 della Biblioteca Nazionale di Firenze, che insieme ad altri 15 codici miniati è stato, lo dice Buchtal, lo dice l'Ateneo, lo dicono altri studiosi più recenti, questi volumi sono stati realizzati a Messina durante l'arcivescovado di Riccardo Palmer, che era un arcivescovo inglese, era stato prima vescovo di Siracusa per poco più di 10 anni e poi arcivescovo di Messina. E quindi c'era uno scrittorio molto importante a Messina, e questa è una delle pagine famosissime di questo codice miniato. Soprattutto siamo alla fine dell'età normanna, siamo probabilmente negli ultimi anni del XII, primi anni del 200, ma guardate il raffronto, per far capire che la miniatura sì, la si può studiare soltanto come storia della decorazione del manoscritto, ma si può studiare anche nell'ambito più ampio della storia dell'arte, perché se guardiamo la controfacciata, il mosaico della controfacciata, questo in particolare, della cattedrale di Monreale, siamo sul pregiudizio degli stessi anni, non so cosa viene prima, se l'uno o l'altro, però i rapporti iconografici, ma anche formali, proprio stilistici, sono di grande notevole valore. E poi Pietro Vebori, questa è stato un altro oggetto di studio, che ha accompagnato il commento di un'edizione facsimile, e si tratta della redazione che si trova alla Biblioteca Angelica, il numero 474, il codice 474, siamo già nell'ambito della miniatura svega, ma come hanno detto i grandi storici dell'arte, non c'è una ripresa ancora netta della vitalità di quella che poi sarà la scuola, per esempio la scuola bolognese, ma comunque c'è una, come dire, adattare la tradizione bizantina ad un senso del colore, del volume, del movimento, che prelude ad un superamento della cultura artistica bizantina. E questo è ovviamente sul valore del curativo, delle acque, eccetera. Vi faccio vedere anche l'architettura, vedete queste tende
così come vengono composte le figure, e vedete quest'altra, questa cupoletta dove ci sono gli ignudi che si lavano, e un'altra figura forte e probabilmente femminile che da questa roccia prende dell'acqua, raccoglie dell'acqua. E questi ovviamente sono tra i capolavori indiscussi della miniatura sveva. Miniatura sveva che rispetto alla grande tradizione più antica normanna, che è stata data al medium del musivo, cioè ai grandi cicli musivi, in realtà poi la miniatura sostituisce quella che sarà nella tradizione figurativa, questa decadenza dei mosaici, dei cicli musivi. E poi abbiamo opere che si trovano, lei ha viaggiato moltissimo da lei in tutta Europa, in America, in Canada, svolgendo anche l'attività collaterale come sovrintendente. Quindi in Canada c'è una comunità di a Toronto, una comunità di italiani di 140.000 ai tempi abitanti, ha tenuto corsi sulla biblioteca italiana, come veniva concepita, cioè contestualmente frequenta le collezioni private, le biblioteche, alla ricerca di quei codici miniati che sicuramente sono stati miniati in Sicilia, prima a Messina e molto probabilmente dopo a Palermo. E questo, vedete, la figura di San Marco con il leone, questo è un evangelario, e questo è un altro bellissimo evangelario, dello stesso codice miniato, purtroppo non ho le foto a colori, e questo si trova invece alla biblioteca, stesso periodo, siamo nel 200 avanzato, oltre la metà del 200, si trova nella biblioteca di Trento, dove vedete le due sono storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, vedete da un lato Adamo ed Eva e l'albero del peccato, l'altro dopo il crocifisso, il Cristo crocifisso con le due figure accanto. Ovviamente per l'Ateneo Lattanza Storico della Miniatura occorrerebbe una conferenza, un ciclo di conferenze. Noi stiamo dando soltanto delle indicazioni per capire meglio che importanza ha avuto nella storia della cultura non solo italiana ma europea. Questo invece è il codice pure schedato dall'Ateneo Lattanzi, perché oltre i lineamenti l'Ateneo scrive due libri che sono repertori importantissimi. Ha girato tutte le biblioteche siciliane. Il primo volume, Codice Incunaboli Miniati della Sicilia, del 65, l'anno del pensionamento, è dedicato alla Biblioteca Nazionale, quella che un tempo era la Biblioteca Nazionale. Nell'84, in realtà uscirà postumo nell'86, Incunaboli e Codici Miniati di tutta della Sicilia, esclusa la Biblioteca Nazionale. Queste sono le ricognizioni capillari di tutto il patrimonio miniato. Per cui, ecco, quando dico affondato gli studi della miniatura siciliana, lo dico anche in questo senso. Questo è attribuito a Cavallini, se ne sono occupati gli storici dell'arte di Grido, Tomei, Alessandro Tomei, Leo della Romanini, ma anche per Luigi Leone De Castis della scuola donghiana. L'albero di Esse è un codice che si trova a Catania, ma a Catania arriva soltanto tra il 1740 e il 1750 nella biblioteca dei Benedettini, dei Benedettini Grandi, cioè al San Nicolò l'Arena, e ho scelto un'immagine dove si vede sull'albero di Esse soprattutto il grande interesse per il colore, ma anche una plasticità legata proprio alla pittura, alla pennellata, in questo caso al minio, che costituisce sicuramente un'opera importante. Non è un'opera miniata in Sicilia, probabilmente miniata a Napoli, ma perché nella miniatura del crocifisso c'è inginocchiato il cardinale Lamberto Brancaccio, che è uno dei cardinali napoletani nei primissimi anni del 300. Questo codice si data tra la fine del 200 e l'inizio del 300. E poi una cosa che un po' forse mi riguarda, perché l'Ateneo Lattanzi attribuisce a questo codice, pubblicato e reso noto dallo Starrabba nel 1899, ma lei attribuisce le miniature figurate, in questo caso Federico III d'Aragona con la spada e lo scettro, al maestro del Polittico di Trapani, una figura di artista di cui mi sono occupato quando è stato restaurato il Polittico trapanese, è oggetto di un catalogo edito dal 1902, che ho curato insieme alla direttrice del Tempo del Museo Pepoli, la compianta Maria Luisa Famà. E in questo all'Ateneo Lattanzi prima, timidamente,
Poi, in maniera più decisa, nel catalogo della mostra di Antonello, quello della cultura del 400, attribuisce le parti figurate proprio al maestro del Ponte. Non si conosce il nome, sono state fatte tante ipotesi, Pullastra, Panicola, cioè non si conosce il nome, per cui si preferisce l'etichetta maestro del Ponte di Trapani, ma è sicuramente un artista di grande pregio, il primo che probabilmente sugli esempi degli arrivi dalla Toscana, da Pisa, che esportava pure opere fiorentine, ma opere senesi, si forma un gusto che, diciamo, vira, cambia la tradizione bizantineggiante, ripetitiva, tardo-bizantineggiante della Sicilia attraverso queste novità che potevano arrivare da fuori. Cioè, immagina Enrico VII, uno dei figli di Federico II d'Aragona, e poi, vedete, questo è il particolare, purtroppo non ho la foto a colori, se si vede il volto, l'arco intorno tra il collo e il viso, ci sono raffronti nettissimi con molte delle figure del maestro del Polittico di Trapani, che è uno dei capolavori della pittura tardo-medievale del Museo Trapani. E poi anche questa figura, questa non è una figura di regnante, ma questa figura che tiene le mani vari calci, per cui si vede tutto il goticismo di questo pittore regnatore, perché era probabilmente un pittore. Probabilmente ci sono due personalità, il figurista che affianca al pittore ornatista, però in questo caso, questa è una prova, lavorano insieme, lavorano contestualmente. E poi, e qui chiudiamo l'aspetto di storica della miniatura, anche i codici, i famosi codici, libri d'ore, piccoli saltei, che si trovano alla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, già Biblioteca Nazionale, questo l'ho scelto perché la cultura fiamminga è evidentissima da parte di questo miniatore. Se guardate certe opere, il San Girolamo nello studio di Antonello, o guardate quella finestra, l'annuncio che si trova pure nell'Annunciazione, è già Palazzo Lacrei, che si trova adesso a Siracusa, si vede come il rapporto tra la miniatura, che non è un settore di nicchia, ma diventa anche espressione di una cultura figurativa più ampia, molto più ampia. E questo l'ho messo qui a conclusione, ovviamente ho dato solo dei saggi, degli esempi, occorrerebbero interi cicli di conferenza per capire l'importanza che l'Adaneo ha avuto nella storia dell'arte. Tra l'altro, una cosa che ho trovato grazie alla Chietti Livigni e alla Leopazzi, Marina Leopazzi della Biblioteca delle Donne dell'Udi, un articolo del 1950 sulle tecniche e scienza, che era la rivista culturale della facoltà di ingegneria, di un articolo lungo di oltre 20 pagine dedicato al Trionfo della Morte, che pochi conoscono. Lei fa tutta una storia anche letteraria sulla raffigurazione della morte, con i trionfi del Petrarca, eccetera, ma poi arriva anche allo strappo dopo i bombardamenti che hanno distrutto parte del cortile di Palazzo Don Cristo, fino a quando poi la prima sede non fu la Batelis, che ancora non esisteva come museo, ma fu il Palazzo Pretorio di Palermo. E lei parla di questo grande salvataggio, di come l'affresco si era salvato perché i detriti che erano caduti avevano coperto gran parte della superficie pittorica, e poi ovviamente i restauratori, le mette i nomi dei restauratori che fecero questo stacco dalla parete, un certo Vittorio Griffo e Benedetto Violante, che insomma non sono molto noti adesso, ma erano proprio perché negli anni dopo il bombardamento, prima del 44, provvidero a salvaguardare questo affresco. L'affresco che stava di fronte invece fu praticamente distrutto ed era il paradiso di Pietro Novelli, che si è conservato in frammenti soltanto, alcuni sono sulla Batelis, altri sono nella biblioteca del comando militare, che è nello stesso palazzo, Palazzo Scrafani, e così via. Il problema dei bombardamenti fu nel 43, fu gravissimo. Prima ci furono nel 40 i bombardamenti dei francesi provenienti dalla Tunisia, da aerei tunisini, poi ci fu il bombardamento degli inglesi e degli americani, soprattutto nel 43, quando la fu
diciamo, presa in pieno la sala centrale della Biblioteca Nazionale di Palermo e anche il palazzo dove vivevano i Daneo, Palazzo Castrone Sant'Enuta, che era quasi di rimpetto alla Biblioteca Nazionale. Per cui pensiamo, che lei come reggente della biblioteca, ma anche il palazzo distrutto, pensiamo che anni difficili la signora Daneo ha dovuto trascorrere in quel periodo. E poi un'opera giovanile è il ritratto della sorella Luigia, che sarà pure bibliotecaria, sempre alla casa natenza per tutta la vita, è un ritratto giovanile, si risente della cultura degli anni venti, dal basso verso l'alto, è una prova che già mette in luce questo interesse per la grafica, per il disegno di Angela Lattanzi, di Angela Daneo Lattanzi. E poi ecco, è la figlia, la macchina da scrivere, prima mi ha fatto vedere la foto di Antonio Daneo, perché in realtà, perché ho messo questa foto? Perché pubblica uno dei tanti romanzi, poi riediti quasi tutti da Sellerio, è uno che si intitola Del bibliotecario d'Alessandria, che è ispirato liberamente alla vita di Angela e della sorella, ma in realtà si parla anche delle loro origini dal Frosinante, della zona della Cecenia, dove erano originari i genitori di Angela Lattanzi, e perché questo libro è utilissimo anche per la nostra ricostruzione di oggi attraverso delle molte notizie, anche se romanzate o comunque inserite nell'aura di una tradizione narrativa che non è il libro di memorie, i memorialisti, è un'opera di creazione letteraria. E quindi Alessandra Lamagnino non ha fatto un libro di memoria, né lo poteva fare in secondo il suo temperamento, però un libro molto utile per la nostra conversazione di oggi. Angela Daneu è pittrice di acquerelli, di tempera, pittrice anche di tele. Questa è un'opera degli anni 60, che è quella che abbiamo scelto ritagliando il volto per l'immagine di copertina, è un acquerello. Tutte le opere che vi farò vedere, quasi tutte, sono degli eredi dei due nipoti che sono qui presenti, e tra l'altro provengono dalla casa del figlio che abita in Massachusetts in America, che si chiama Vincenzo Daneu, che è ovviamente autorizzato a poter fotografare alcune opere che si trovano nella casa che ha abitato la madre, Angela Lattanzi. E questa invece è un'immagine dove si vede la figura che dipinge, probabilmente sta realizzando un acquarello nello spazio, sempre degli inizi degli anni 60, fino a fino al ritratto, questo è un olio del sicuramente post 1959, perché è idealizzato dopo la morte di Antonio Daneu, però vedete questi piani, un uso del colore molto forte, ma ancora non siamo al livello della scuola romana, non siamo i ritratti di Mafalio, di Guttuso, però c'è questa pennellata forte, costruttiva, che ricorda una fetta importante, un periodo importante del figurativo italiano nell'immediato, tra gli anni della guerra e nell'immediato dopoguerra. E questo è il ritratto idealizzato, probabilmente dopo la morte del 59, 60, 61, che lei dedica con amore al marito, così come con tanto amore aveva pubblicato l'inedito testo sulla storia trapanese del Corallo. Ecco, la storia della miniatura si riflette anche questa figura di profeta, che è datata al 1968, una pittura grumosa che risente quasi di un palinsesto su parete, di un affresco, e l'abbiamo messa anche per questo aspetto, l'abbiamo selezionata. E poi la pittura La natura morta, che fa vedere, lei a volte si chiamava Adala, Angela Daneu Lattanzi, un acronimo. Però questa natura morta si può raffrontare con le nature morte di un altro pittore molto noto a Palermo in quel periodo, il cosiddetto Fofò Morelli, Alfonso Morelli, che realizzava nature morte di questa stessa importanza, ma non solo lui, anche la moglie, di origine tedesca, era soprattutto una pittrice di nature morte, Erta Amorelli, che è sopravvissuta al marito e ha dipinto anche delle cose molto, molto, molto importanti. E poi pittura di interni, questa c'è pure qualcosa.
qualcosa di amorelli, questo ambiente, questo è una tempera su carta, quindi ha una intensità, come dire, espressiva minore rispetto all'olio, però è interessante come lei organizzi lo spazio, la luce e gli elementi che compongono la composizione. E questa è un'altra invece successiva, dove c'è una pittura di luce dei frammenti, come dire, dei diaframmi, un primo diaframma, un secondo diaframma, eccetera, che è una natura morta, una pittura di interni al tempo stesso. Questa è una delle scene della Lucia di Lammermoor, che è un'opera particolarmente cara alla Deneu nella sua attività di storia della musica, di musicista. È un olio su tavola, su tavoletta, era molto piccolo, del 1900, la media, che 1967. Qua si va la pittura che, diciamo, che va verso l'astrazione, che è meno nitida, meno comprensibile nei suoi dati figurativi. Poi, una commessa potesta, perché è un'opera che si trova in sovrintendenza, è comunque è una delle poche opere di Angelo Mollattanzi nel collezionismo pubblico. È la veduta di Monte Cofano ed Erice, dove si vede in primo piano il castello di Erice, ma Monte Cofano, che era la veduta prediletta del pittore dei resisti dell'Ottocento, del fine Ottocento, di Lo Jacopo, di Mario Mirabella, di Lo Jacopo e così via. Questa è un'opera realizzata ad acquerello e comunque l'impostazione è legata appunto a questa tradizione del paesismo di fine Ottocento. Questo invece è dello stesso taglio, però in un acquarello molto più sintetico, molto più bello dell'altro, dal punto di vista così della composizione, per arrivare all'esercizio extra urbano di Trapani, gli stessi vittori, Lo Jacopo, Catti, ma soprattutto Reto, avevano dipinto le saline di Trapani. E questi invece sono acquerelli sempre della fine degli anni 60 che raffigurano probabilmente questo paesaggio delle Eolie, quest'altro, questo paesaggio probabilmente si tratta delle Madonie, della parte bassa delle Madonie, e quest'altro invece chiamo Battaglia. Sono tutti paesaggi realizzati su carta, con una intensità maggiore rispetto ad altri gli acquerelli dei primissimi anni 60, di quelli che vi ho fatto vedere prima. Interessante questo, che è probabilmente la parte del mare, della zona di Cefalù, la zona tirrenica, da cui si vedono anche le varie montagne e una città abitata, un centro urbano nella parte alta. Interessante questo sistema decorativo reiterato delle ombre, che diventa quasi in questo quadro una sigla, vero? Un Oriente Oriente. Questo è super interessante. E io ti sto richiamando, e anche chi non faceva gli fichi d'India, Guttuso, ma anche Santo Marino, insomma, era un topos dei pittori siciliani del Novecento, soprattutto del realismo del dopoguerra. Quello che c'era prima è interessante, l'abbiamo messo proprio per questa singolarità delle onde, che sono quasi un modulo, come se fossero dei grandi pesci stilizzati che connotano poi tutta la parte bassa del dipinto. E poi, ecco, olio su tela, San Martino delle Scale, questo si trova in una collezione privata a Milano, che abbiamo avuto grazie alla discendente, ed è un'opera dove ci sono questi caratteri, molto, colori molto accesi. Quel rosso, il minio cinabro della miniatura, evidentemente si riflette anche nell'attività artistica di Angela. E questa è un'opera degli anni 70. Lei incrementa molto negli anni 70 l'attività di pittrice, soprattutto di oli. E quest'altro è un altro olio, si vede una zona del mare, ma si vedono gli scogli in primo piano, ma anche una vegetazione sovrastante. È uno dei dipinti più interessanti di quelli che ho visto recentemente. E questo paesaggio con roccia. A proposito di questo paesaggio, che mi ricorda anche certi paesaggi di Maria Grazia Di Giorgio,
Anche se quelli di Maria Grazia e Giorgio erano connotati come una siciliana contadina, la vita agra, eccetera. Qui invece c'è. Io nel 1967 Franco Grasso, storico dell'arte, docente per lungo tempo all'Accademia di Belle Arti, grandissimo intellettuale antifascista, nel presentare l'Adaneu scrive: quel che più sorprende è la facoltà di trasposizione sul piano fantastico delle immagini, anzi, dalle sensazioni colte della realtà. Una colata lavica, con la sua sostanza dura di onde pietrificate e i suoi riflessi metallici, i colori scuri dell'ossidiana venati dai rossi, il giallo di una distesa di sdolfo, il bianco pastoso della ponice, che evoca spumeggianti maree. Tutto ciò è presentato come natura vivente dall'Adaneu. E quindi sono ovviamente un commento che ricalca perfettamente un'opera di questo tipo. Lei presenta, ha realizzato una serie di mostre monografiche con piccoli capolini ed è stata presentata da Salvello, da Franco Grasso e anche da Maria Grazia Polini, che ha insegnato per lungo tempo storia dell'arte alla facoltà di lettere di Belen. È morta, non sapevo, ma 99-100 anni. Invece lo storico dell'arte di Brando in Catania compirà 100 anni il 23 maggio, ma sta a fare con la testa stia benissimo. Il paesaggio con una natura morta è un altro olio su tela, la natura morta centrale, ma questo sistema di rocce, come abbiamo visto nel commento di Franco Grasso, è questo che è un'altra delle cose veramente interessanti, questo paesaggio di rocce che è firmato 1966. Qui il colore non grida, o comunque c'è un contrasto tra i colori caldi e i colori freddi, il bianco ghiaccio e così via. E poi l'esperienza americana, lei viaggiava moltissimo, sia perché il figlio abitava in America, ma anche per tenere questi corsi di aggiornamento dei bibliotecari, per tenere questi aggiornamenti dei bibliotecari del Canada, ma anche nelle città dell'America. Questo è un paesaggio urbano da cui questi si innalzano come le stecche di un ventaglio aperto a mo' di ventaglio, i grattacieli americani. Ed è un'altra opera su olio di questo periodo interessantissimo della vita artistica di Angela Romero Franzi. E poi questo dipinto che si intitola Paesaggio Fantastico è sempre del 67 e qui forse mi serve citare, ma non citerò più altro, non leggerò altro, quello che ha scritto la nostra Maria Grazia di Giorgio. Dietro il lavoro di Maria Grazia di Paolini, vi è dentro un tirocino paziente e sapiente di chi conosce le qualità plastiche del colore, che altrimenti non si avrebbe una tale varietà di impaginazione di tagli, di spazi precipiti, cioè spazi che escono fuori, e di piani lontananti, di piani di lontananza, come facevano i pittori fiamminghi del 4 e del 500. E questa conoscenza della storia dell'arte, conoscenza della decorazione del manoscritto, sicuramente aiuta alla Adaneu a, come dire, influenza, se non apertamente, ma sottilmente, anche la sua attività autonoma di artista. E poi abbiamo questo, dove i rossi sono evidentissimi, questo paesaggio fantastico degli anni 70, che caratterizza straordinariamente la pittura di questo periodo. Quindi abbiamo un periodo in cui la natura, i ricordi familiari sono fondamentali, il periodo degli oli invece creano una sorta di, come dire, di apertura verso l'astrazione, verso un tipo di espressionismo di matrice astratta che è fondamentale negli anni nelle realizzazioni di questo periodo. Vediamo quest'altro, le Terre Rosse, che è del 68, qui il figurativo si individua di più, ma comunque c'è questo gusto per il colore, per il rosso, che è fondamentale nella pittura di questo. Questo è molto bello, questo è molto bello. Qui c'è quest'altro, si intitola Naufragio, ed è degli anni 70. Anna, questo è tuo, nella tua collezione, degli anni 70, ma questi lavori, molti di questi lavori, sono realizzati a spatola.
cioè il colore diventa tridimensionale e quindi attraverso la forza dello strumento, della statua, si viene ricreata l'immagine figurativa o comunque di espressionismo astratto, dove la figurazione è, come dire, tenuta in secondo ordine e ha un grande interesse. Fino all'astrazione di questo qua, che è uno interessantissimo, forse degli ultimi, dove ci sono queste linee di colore, soprattutto il rosso, che è, l'ho chiamato astrazione, che è un'opera sempre sul tela, un'opera su tela che fa vedere, qui non c'è il colore lumoso stato, il colore è disteso, ma molto grande questa idea che il colore costruisca l'immagine, costruisca il quadro, quindi questa esaltazione del colore, che è un altro degli aspetti fondamentali della Daneo, storica della miniatura, ma anche artista autonoma. E poi abbiamo qui alla fine il ritratto che vi fa Gai Candido, artista palermitano, classe 1949, alla Daneu, un'opera su penna e tempera su carta, la Daneu sulla soglia degli oltre settantenne, ed è un dipinto, è un'opera che scaturisce dal rapporto che lei intratteneva, questa si vede la grande vitalità di questa donna, di guardare sempre avanti. Lei si affiancava ad artisti giovani, 50 anni di meno dell'età, uno è appunto Eiko, credo che ci sia per questi anche Enzo Venezia, un altro pittore, non lo so, e poi la Enrico Musso. Allora tra Musso, Candido e la Daneu fanno una mostra a Montecatini, nella galleria Michelangelo di Montecatini, nel Pistoiese. Dopo la mostra del 71, Candido realizza della Daneu questo ritratto. E questo ritratto, che è un ritratto espressionista, ma c'è soprattutto con questa grande tempera, questa grande macchia del colore, si vede esattamente quelli che sono la grande passione per la miniatura, per il rosso cinamoro. Quindi questa è un'immagine che io alla fine ho voluto mettere per evidenziare questo aspetto. Un altro aspetto di grande tenerezza, e non ho parlato della linea di Apelle, è un libro che è stato regionato, molto lodato dai bizantinisti, dagli storici dell'arte, bizantinisti come Antonio Jacobini e Maria Andaloro. È un libro di estetica e di storia dell'arte bizantina. Ha un sottotitolo che è molto significativo, La linea di Apelle e altre eredità trasmesse dalla tecnica pittorica ellenistica all'arte bizantina e occidentale medievale. Lei si è occupata essenzialmente di miniatura. Nel 79 pubblica questo volume, pubblica l'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo. E qui nasce veramente come attraverso lo studio della miniatura, oltre allo studio della miniatura, si può arrivare agli studi storiografici che risentono molto bene, tantissimo, della storiografia artistica e soprattutto della storia delle tecniche, perché anche lei fa un discorso sul contorno nelle opere ellenistiche, il contorno che gira intorno alle figure, dottoressa Civia, lei che si è occupata di mosaici lo conosce bene, e questo come viene trasmesso nell'arte bizantina e nell'arte medievale. Quindi questo ponte che crea dall'antico arriva al moderno. Ed è stato molto lodato, pur non essendo una bizantinista, è riuscita ad intuire delle cose interessanti. Sto per chiudere, qua però voglio leggervi la dedica e la copia che mi ha prestato Anna, la dedica della madre alla figlia grande narratrice, cioè Alessandra Lavandino. La madre, umile narratrice di linee e di profili, con amore, Palermo, 31 marzo 1980. La Daneu Lattanzi morirà a 83 anni, non ha compiuto ancora 84 anni, il 24 aprile del 1985. L'ultimo grande lavoro, il repertorio dei codici di tutta la Sicilia, uscirà nell'86, quindi lei non lo vedrà, tant'è che la figlia ha dovuto, sì, sempre Accademia di Scienze, il primo poligrafo dello Stato,
quello dedicato alla Biblioteca Nazionale di Palermo, questo è l'Accademia di Scienze, che è un volumone di grande formato, dove c'è tutti i codici miniati della Sicilia. E qui voglio però chiudere con le parole di un romanzo che ho letto recentemente, di Valéry Perrin, e dice alla fine, una pagina, non alla fine, un brano di questo libro, succede sempre così, con la morte. Più antica è e meno appresa sui vivi. Il tempo distrugge la vita, il tempo distrugge pure la morte. Questa è una cosa generale che riguarda un po' tutto, ma che non riguarda Angela Norazzi, perché vive nella memoria dei nipoti, del figlio, e chi ha letto le sue opere, più ha conosciuto le sue opere, e quindi questa morte che distrugge il tempo, che distrugge anche la morte, per lei comunque è, diciamo, rispetto alle pagine di questo romanzo, è una realtà, diciamo, di tono minore. Con quest'opera non sia presente. E io vorrei, prima di dare la parola al pubblico, fare qualche considerazione, ascoltare la nostra amica Anna Schink. La prego di venire qua. Mascherina, no? No, sì. Grazie. Grazie a Gaetano, dottissimo e precisissimo, grazie molto per la dedizione che ha dato a questo lavoro, grazie a Maria Antonietta, alla Nisa e anche alla Fondazione Sicilia, chiaramente. I miei sono ricordi, sono aneddoti, chiaramente terra a terra rispetto a quello che abbiamo sentito. Comunque qua vediamo Angela Daneo Lattanzi, già in età giovanile, già a Roma, la sua prima passione, oltre che talento naturale, è stata la musica. Qui la vediamo al violoncello, questo strumento è rimasto in famiglia, ce l'ha mio fratello e lo suona sua moglie, che è una musicista. Il pianoforte che vediamo ha fatto grandi viaggi, è stato costruito in Germania, poi è stato comprato per Angela bambina, è stato comprato dal padre ad Alessandria d'Egitto, poi l'ha seguita a Roma, anche a Palermo, e a Palermo poi alla mia nascita è stato regalato per me a mia madre. L'ho suonato parecchio e non sono una musicista, mi piace suonare ma non sono una musicista. È stato questo della musica è soltanto un pretesto per parlare in realtà di uccellini. Allora, quando questo pianoforte era ad Alessandria d'Egitto e Angela lo suonava da bambina, loro avevano una piccionaia in famiglia, in un altro piano della casa. Uno dei piccioni, il piccione di Angela, arrivava da qualunque luogo fosse, arrivava quando la sentiva suonare, si metteva sul pianoforte e ballava, alternando le zampette a tempo e facendo avanti e indietro col collo. Lei chiaramente ne rimaneva incantata. Aspetta, volevo andare avanti con una fotografia. Come si fa? Okay. Ecco, sì, questa è Angela con un suo merlo, il quale parlava.
faceva lunghissimi discorsi a imitazione del parlottio fra persone, discorsi molto lunghi nei quali non si capiva niente, soltanto una parola era perfettamente comprensibile e ben scandita: Antonio veniva ripetuto in tutte le frasi lunghissime di questo merlo. Se andiamo avanti, ecco, questo è dipinto, che è un acquarello grande su cartoncino. Angela lo ha chiamato il Commendatore, evidentemente per l'aspetto autorevole di questo uccellino. Io volevo fare notare come con poche pennellate acquarellate si esprime perfettamente il movimento sull'altalena, ma anche la vivacità del pappagallino. Io vedo anche un sorriso sul volto di questo pappagallino, un sorriso d'intesa con chi lo ha ritratto. Prima un'altra cosa: negli stessi anni in cui è stato fatto questo ritratto del pappagallino, verso il 68, io ho trovato un uccellino caduto dal nido, un passerotto. Lo abbiamo affidato ad Angela e sono stati insieme felicemente per 15 anni. Questo passerotto veramente dialogava con mia nonna, non solo, ma faceva dei piccoli numeri con molto divertimento sul comando di mia nonna, faceva dei volteggi nell'aria, si sono divertiti parecchio. Se andiamo avanti, poi questo è un grande olio su tavola, che ho sempre ammirato per il movimento e il colore. Non capivo perché alcuni di questi uccelli fossero così fieri, così angelici, altri invece con questo volo disordinato, in fuga. Mi sono data una spiegazione, non so se è quella vera. Comunque ho trovato, rileggendo le pagine delle bibliotecarie di Alessandria, dove mia madre racconta una parte della vita di Angela, ho trovato un brano. Si parla in questo momento della vita da bambina di Alessandria, di Angela ad Alessandria d'Egitto. Ve lo leggo, è brevissimo. La soffitta era anche la camera degli uccellini. Legata una cordicella alla porta che dava in terrazza, Marta era il nome che mia madre dà ad Angela nel racconto. Marta attirava i passeri con del pane bagnato e, nascosta, stava a guardarli saltellare e beccare. Poi, al culmine dell'emozione, tirava la corda, chiudendoli dentro, ed entrava fra quelle ali in volo disordinato di paura. Catturava così quanti più passeri potesse per carezzarli e poi lasciarli andare. A tenere fra le mani quegli esseri morbidi, palpitanti e indifesi, ma capaci di volare. Alla figlia di Antonia pareva di avere fra le mani creature di paradiso. Era la felicità. Grazie a tutti. Questa donna a 360 gradi. Io credo di averla incontrata quando era molto anziana a Palazzo D'Antonio Santagnuccia. Sì. Perché era lei che teneva il microfono. Perché si chiamava da lei la nonna, perché era la sorella di Antonio. Ah, ho capito. Quindi quella che hai conosciuto però era la mia guai.
conosciuta, ma tanti anni fa, per cui le mie memorie sono... E allora, che dire, io sono rimasta affascinata da queste opere che spero si possano raccontare qualche volta, perché nessuno ha mai scritto sulla sua produzione storica. E ne vale la pena, perché viene fuori da un'esperienza di vita così complessa, così ricca, che osservandole, studiandole bene, veramente si potrebbe. Poi quest'olio, in realtà sì, ci sono gli uccelli, ma siccome gli uccelli sono il colore dell'uccello, diciamo, vengono fuori anche le altre forme. Quindi sembra una cosa di Escher. Per questo l'ho voluto collegare ad un ricordo infantile, perché secondo me l'aveva ultra idealizzato, forse neanche ricordava questa esperienza degli uccelli che si intrecciano così stranamente con questo fondo, questo contrasto cromatico incredibile. E poi tante opere nel ritratto di Antonio Daneu, è un capolavoro, è veramente un capolavoro. E poi esatto. Amore, come dire, compensato in una tecnica di tutto rispetto, perché è un'opera veramente straordinaria. E ci sono domande, considerazioni da parte di questo bellissimo pubblico? Prego. Però dovresti venire qui, qua non posso avere. Allora, anch'io ho avuto la fortuna di conoscere Angela Daneva Tanzi, perché a lei fu affidata la correlazione della mia tesi di laurea quando molti, molti anni fa mi sono laureata. Nella nostra facoltà mi sono laureata in storia della musica, nella nostra facoltà all'epoca c'era un solo docente di questo settore e dunque, diciamo, tra gli altri docenti era lei l'unica in grado forse di fare assolvere a questo compito. E dopodiché abbiamo continuato a vederci, io l'andavo a prendere, andavamo insieme ai concerti a Monreale e quindi diciamo, durante questi tre giti c'erano tanti racconti, tante conversazioni. Recentemente tra l'altro ho approfondito lo studio di alcuni aspetti della sua attività e probabilmente dovrebbe uscire un mio breve articolo sulla rivista di Salvare Palermo, perché lei tra l'altro ha organizzato insieme ad Ottavio Tibbi una straordinaria mostra di materiale musicale del 1954, manca ancora qualche tassello che forse non riusciamo mai a trovare. Comunque fu una cosa veramente eccezionale e lei la curò insieme a TV. E poi i nipoti hanno donato al nostro conservatorio il fondo musicale che era loro pervenuto e su questo fondo musicale ho riferito, appunto dato una prima ricognizione, quindi ci sono delle informazioni interessanti su quello che aveva lei, sia come uso per la sua passione, quasi professione, perché in alcuni casi ci sono Dario Lofficio ha trovato un paio sia dei verbali di esame, perché ha insegnato storia della musica al conservatorio, e poi anche in occasione di un saggio lei fece la parte del violoncello per un pezzo di Sollima, di Eleodoro Sollima, che lo presentò come saggio finale perché era stato allievo di Pietro Ferro, del padre di Gabriele Ferro.
E quindi sono elementi che arricchiscono ulteriormente la figura di questa persona, perché appunto era così poliedrica, versatile, interessata a tutto quanto fosse bello e portatore di vita. E ecco. Appassionante. Sì. Grazie Antonella, tu hai insegnato poco tempo fa. Sì. All'università. Sì. Comunque, viene fuori veramente questa personalità poliedrica senza confini, diciamo così. Non abbiamo trovato i confini, ancora i confini. I confini non si sono difficili da trovare. C'è qualcun altro? Prego. Io ho appreso tante cose al microfono. Ho appreso tante cose stasera, ben come dire, contestualizzate, perché magari Angela De Nattanzi è stata trattata o dal punto di vista della storia della miniatura o dal punto di vista della bibliotecaria, rarissimamente dal punto di vista dell'artista, solo appunto in quelle cose di Grasso che citavi e poco altro, però effettivamente è una figura talmente importante, talmente poliedrica, che rappresenta veramente, come giustamente dicevi, il Novecento siciliano, con questo ruolo femminile all'avanguardia, insieme ad altre come Maria Cascina, ma anche altre come Filippa Alibetti. Io proprio il 28, manco a farla apposta, il 28 aprile ho parlato a Macerata di Angela De Nattanzi e di Filippa Alibetti, che è un'altra figura importantissima, due figure che hanno in comune delle cose e che però sono, stranamente, la Nattanzi che viene da fuori, arriva in Sicilia e trova e diventa cittadina, come dire, onoraria di Sicilia, e invece la Alibetti che nasce in Sicilia e che poi svolge tutta la sua attività tra Roma, Urbino, Venezia e così via, quindi veramente personalità importantissime. E poi volevo dire che, anche se non ho avuto la fortuna di conoscerla, ma in realtà è come se la conoscessi, tutte le volte che, intanto, l'ho incontrata in tanti studi sulla miniatura, fatti con Maricetta di Natale, fatti con altri, ma tutte le volte che ancora vado alla società, alle assemblee della Società Internazionale di Miniatura, di cui lei era una delle prime socie, e le più anziane socie ancora la ricordano, e ricordano proprio tratti fondamentali, possiamo dire familiari quasi, di tutte le volte appunto che Angela Nattanzi andava alle riunioni e si incontrava. Sono ormai tante signore diversamente giovani, diciamo così, ecco, molte novantenni o poco più che novantenni, dal doppio o triplo cognome, come pure lei utilizzava, diciamo, anche questa cosa strana, no? Oggi che si parla di abolire i cognomi, in realtà erano donne che addirittura antecedevano il cognome del marito a quello loro di nascita, e quindi questa cosa è veramente interessante, devo dire, una personalità a cui anni fa è stata dedicata una giornata di studi, che però purtroppo non ha mai avuto esiti di altri, quindi è un auspicio che posso fare. Da questo che sta venendo fuori dai vostri graziosi commenti e interventi, pare veramente necessario fare un mini convegno mettere, credo, peraltro anche tutti questi bellissimi documenti inediti, opere inedite mostrate stasera, veramente ci fanno sognare. Io ho visto qualche catalogo, però con delle foto decontestualizzate, oppure dei particolari, sempre di cose di Grasso, però effettivamente intanto mi prenoto per qualche fotografia, se l'amico è d'accordo, per questi atti di Macerata che dovrò produrre, diciamo, prima possibile. Ma poi c'è anche la figura meravigliosa di tua madre. Di Alessandra Lavagnini, anche non solo quello scritto che tu mi hai fatto vedere, ma anche altri saggi importanti. Sì, ma ha scritto appunto anche del Salvatà, oltre a scrivere appunto della storia dei Daneu,
che partono che parte da Trieste e come in Sicilia si sviluppano. E poi la storia del padre di Emilio Lavagnino e dei suoi salvataggi, come si chiama Emilio? L'inverno 43-44, un documento molto importante. E poi mia madre com'è? Come biologa che scrive anche in maniera divulgativa sulle zanzare, sulla malaria, e sono lei ne sa qualcosa, una collega, e sono oltre che dei saggi, è storia raccontata, la malaria ricostruisce la storia della malaria anche interpretando documenti storici antichi, insomma. Mia madre è un altro, diciamo, altro capitolo, veramente un vizio di famiglia, questi anche gli uomini hanno questi interessi della sua vita, hanno interessi vari, ricchissimi, sì, parte dal padre, insomma una famiglia veramente incredibile. Sono contenta che questa sera, grazie alla proposta di Gaetano e di Anna, abbiamo potuto scoprire, no? Perché sicuramente molti di voi, oso supporre, che non avessero mai approfondito questa figura e tutte le implicazioni culturali ad ampio raggio che rappresenta. Ma ripeto, non solo lei, ma anche prima di lei e dopo di lei. Quindi, qualche altra testimonianza, qualche altra cosa, domanda, commento, non lo so. Prego. Allora, malaria. Poco fa è intervenuto Giovanni Cavagliato, no? Non dico il nome perché Buonasera, sono Rosanna Cusimano, ho avuto il piacere di trascorrere molta parte della mia vita professionale insieme alla professoressa Lavagnino. E queste storie, oggi accennate in questo caleidoscopio di immagini, mi hanno veramente riportato alla consapevolezza, per prima cosa, di aver avuto una grande fortuna, quindi di aver conosciuto Alessandra Lavagnino, la quale mi ha raccontato non soltanto della sua famiglia, ma attraverso la sua famiglia mi ha raccontato un'epoca, una cosa che adesso pensavo mentre Anna parlava della nonna Angela, è che la nonna Angela, nel pieno della guerra, con una famiglia che stava, che quando bombardavano da una parte, lei stava da una parte, bombardavano dall'altra, quindi c'era sempre un membro della famiglia che era sotto le bombe. E questo, diciamo, proprio nella sua produzione artistica, secondo me questo in qualche modo c'entra, si vede. Il rosso da una parte può essere artistico, il rosso può, ma dall'altra parte può essere anche l'abbazia di San Martino. Emozione. E un'altra cosa che mi piace sottolineare di Angela, che io purtroppo ho conosciuto per ovvi motivi nella parte terminale della sua esistenza, è... Mi ricordo una cosa che Alessandra cita in uno nelle bibliotecarie. Nel periodo della guerra, no? Noi abbiamo visto questa rappresentazione della musicista, gli strumenti, ma la nonna Angela ha mantenuto la famiglia in quegli anni in cui anche le famiglie importanti provavano la fame. E quindi lei andava a suonare nei cinema per sostenere, aiutare, sostentare la famiglia, quindi non soltanto un quadro come viene dalle immagini, no? Che avete scelto le più belle, realmente molto, molto bella la selezione, però anche una forza, la forza del mandare avanti la famiglia, la passione, l'arte. Quindi veramente volevo condividere con voi questa grande emozione che ho provato oggi.
Potremmo anche continuare a sentire altre testimonianze così affascinanti. C'è qualcun altro? Va bene, che dire. Grazie a tutti voi, grazie a Gaetano, grazie ad Anna e grazie a chi è intervenuto per arricchire questo quadro così, come dire, così pieno di quadri. Pieno di quadri. Una ricchezza che rende emotivamente, diciamo, questo mondo al femminile, no? Diciamolo, perché il fatto che qualcuno mi critica per questa idea che è nata 16 anni fa di parlare di artiste donne, no? E io dico che sì, spero che succeda, chissà quando, e non sarà più necessario di parlare di arte al femminile. Significherebbe avere raggiunto un livello, dice, non gli dicono parlare di arte al maschile, per carità, non c'è bisogno di parlarne perché la maggior parte degli artisti, per motivi che sappiamo, sono stati uomini, quindi viva l'arte al femminile. E speriamo che un giorno non ce ne sarà più bisogno, perché si parlerà di arte e non ci saranno discriminazioni che ci sono sempre state. In fondo anche lei che ha lottato, ha lavorato, ha esplorato, ha fatto tutto, eccetera, e forse se fosse stato un uomo avrebbe avuto più risonanza, no? Probabilmente. E allora cerchiamo di dare noi risonanza a queste figure così affascinanti. Grazie a tutti.